faccio il tesoro. Il pranzo era squisito. Ciao tesoro. Ciao. Essere quest'ora. Mamma, ma che ci fai qui a quest'ora? Io devo ancora finire di. Oh, ma ciao, mi sei mancata tantissimo, tesoro. Ma se ci siamo visti solo ieri sera? Beh, ma per me è tantissimo tempo. Chiudo la porta. Accomodati pure, io se non ti dispiace finisco di lavare i piatti. Sì, certo. Allora cosa ti porta da queste parti? Oh, ma niente, volevo solo venire a trovare la mia Ma bambina. c'erano? Mi sei mancata. Sì, certo, fa come faccio da casa tua. Sì, Sasha, sei sicura di pulire abbastanza? Qua il pavimento è abbastanza sporco. Finalmente ho finito. Ma certo, mamma, solo che ho pulito velocemente. Qui c'è stata la cena e non ho avuto tanto tempo, tutto qui. Io non vengo mica a casa tua a criticare come pulisci la casa. Poi, mamma, se volevi venire a trovarmi, potevi avvisare. Cioè, così ti dico il momento giusto. Ma non sto qui molto, mi basta solo mezz'oretta. Cosa vedo nel forno? I cupcake alla fragola. Posso mangiarne qualcuno? Ma veramente sono per la cena di. Ok, sei stata gentile. Bellissima, ma io non ho detto di sì. Oh, va bene, se gli servo. Il giorno dopo. Ah, bene, il letto è stato rifatto e. Ora mi guardo un po' di TV. Ding dong! Oh, ma chi c'è? Uffa, volevo vedere un po' di tele. Ok, arrivo. Mamma, ma sei di nuovo qui? Oh sì, mi sei mancata moltissimo. Ah, mamma, sono passate solo 24 ore. Beh, ma per me è molto. Chiudo la porta. Vabbè, ma in fondo resta poco. Allora, tesoro, ho pensato che visto che oggi tuo papà lavora e non viene a pranzo e Rossa ed Elisa sono gli altri ragazzi, potrei rimanere a pranzo da qui. Possiamo cucinare insieme? Ti insegno qualche ricetta? Non male che restava poco. Però se li tengo di no. Forse oggi ci sta un po' di più e domani non viene. Va bene, mamma, puoi rimanere a pranzo. Dai, mettiamoci i fornelli. Yuppie, non te ne Dopo pranzo? pentirai. Ah, oh, finalmente se n'è andata. È stato stanchissimo. Mi ha fatto una montagna di domande su Luca, sull'arredamento, senza intenzione di fare figli. Ah, oh, che stanchezza. Alle 6. Ah, finalmente mi sono fatta una doccia. Così sono pulita e profumata. Andiamo forse. Ding dong. Oh, c'è di nuovo mia madre. Oh, ma è stata tantissimo. Ma no, devo fare finta di non esserci. Rimango giù così non mi vede. Ding dong. Ding dong, ding dong. Tesoro, perché non apri? So che sei in casa, la macchina è qui, anche la bici e la moto. Sei andata a fare una passeggiata. Ding dong. Ah, provo a chiamarla. Ma quando se ne. Oh no, il cellulare. Tesoro, lo sento il tuo cellulare. No, stavolta non è proprio entrare. Oh, finalmente. Perché non aprivi? Scusami, stavo facendo la doccia e insomma non potevo uscire. Bagnata, comunque ero finito. Comunque, che ci fai di nuovo qui? Sei venuta stamattina. Oh, beh, tesoro. Ho pensato che stamattina abbiamo faticato molto e quindi ho pensato di invitarti a mangiare qui. Cioè, da voi? Sì, anche John. Ancora del pollo. Certo, mamma, come potrei rifiutare? Anche perché non ho niente in casa e quindi. Perfetto! Puoi andare? Vabbè, ma pensavo che potremmo rimanere insieme, così ti scelgo l'outfit perfetto. Il giorno dopo. Che strano, è piuttosto tardi. Kashi non è. Si è ancora svegliata. Tesoro, sveglio! No, lasciami stare, non ho voglia di vedere nessuno. Sono troppo stanca. E perché?
è tutta colpa. Ah, sono stata proprio geniale. Ho comprato una montagna di vestiti Cashen Italia entusiasta di mia madre. Vieni qua a tutte le ore senza avvisarmi. Oh, sta qui, mi stanca. Uffa, non so perché fa così. Oh, boh. Beh, forse... Comunque, dai, scendi, non puoi stare tutto il giorno. Io devo andare al lavoro. Oh, perché? Ancora 5 minuti. Oh, come vuoi, io comunque devo andare. Ciao. Ciao. Alla sera? È davvero strano. Oggi mia madre non è venuta. Forse ho capito che stavo esagerando e avevi bisogno di più spazi. Ma che secondo me aveva bisogno di impegni. Quella lì è testarda come un mulo, non cambierà mai idea. Forse neanche questo è il momento di venire. Forse lei non mi vuole proprio più dalla sua vita. Vuole viverla con John nella sua nuova casa, da sola, sempre, senza di me, per sempre. Vabbè, l'importante è che lei sia felice. Il giorno dopo del giorno dopo. Grotto tesoro, pranzo buonissimo. Stai proprio migliorando nella cucina. Sì, grazie. Ehi, che hai? No, è che... 3 giorni che mia madre non viene più qui. Inizio a preoccupare. Te l'ho detto. Avrà capito che hai bisogno di tuoi spazi. Forse hai ragione tu. Dai, tesoro. Lei non ti ha dimenticato. Solo. Tu hai deciso di vestire da sola e lei ti è accontentato. Ora vado. Sì. Comunque, ora devo. Oggi devo. Stasera andrò a casa di loro perché è. Loro anniversario, gli devo fare un regalo. Vado subito a comprarlo. Alla sera. La lavatrice deve aver finito di lavare. Ding dong. Kasia. Ciao, ho portato un regalo per il vostro anniversario di matrimonio. Oh, grazie mille, dammelo. Ok. Ora puoi andare. Ah! Ma che l'hai preso? Pensavo fossi molto felice di vedere. Ehi tesoro, ho visto tutto. Perché hai sbattuto la porta in faccia così a Kasia? Ci ho fatto un regalo. È stato gentile. Sì, certo, mi ha fatto questo regalo solo perché si sentiva in colpa. In colpa? In colpa? E per cosa? Già non riesco a... Forse ora ho capito. È colpa di mia madre. È una testarda. Lei viene sempre qui e mi dà fastidio. A tutte le ore. Deve avermi sentito. Devo subito scusarmi. Vado io. Porta il regalo di là. Certo. Vediamo un po' chi è ancora. Kasia, ma che ci fai ancora qua? Mamma, mi dispiace tanto, so che mi hai sentito io che dicevo a John che tu eri troppo invadente. Puoi perdonarmi? No. Perché è vero, sono stata troppo invadente, è solo che mi mancavi. Ti voglio bene, anch'io. Ah, ecco cos'era il problema. Va bene, mi scatto il regalo. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. E ricordate ragazzi, i vostri genitori non saranno mai di troppo. Noi, loro vi amano. Già, forse saranno un po' invadenti, ma è perché vi amano. Già, e se gli dite che sono invadenti, poi ve ne pentirete. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete like a questo video se vi è piaciuto. Abbonatevi. E auguri se oggi è il compleanno di qualcuno. E potete anche condividere il video. Già, sono molto fiera di te. Sei avuto un nuovo fratellino. O hai preso un cane. Comunque dai, ora dobbiamo andare. Ciao, ciao, ciao. Ciao, un bacione da tutte le persone di Barbie Show. Cioè Barbie. Dun 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 dun. Dun dun dun.